imperturbante è diventata una parola importante per gli psicanalisti dopo un lavoro specifico di Freud sul perturbante. Sono tutte delle esperienze misteriose e angoscianti che possono, diciamo, naturalmente colpire la fantasia dell'individuo. Non è un termine, diciamo, della clinica psicanalitica, è più un termine derivato dall'interesse di Freud a Ueva per le novelle, naturalmente di importanti scrittori del suo tempo, che descrivevano queste situazioni a metà tra l'angoscia e la depersonalizzazione, no? Per cui Freud è stato interessato a questo fenomeno, anche se poi non è stato sviluppato. Comunque si potrebbe dire che le esperienze del perturbante sono abbastanza frequenti nella nostra vita, cioè anche un attacco di panico è un elemento di perturbazione dell'equilibrio psichico, e sono tutte le condizioni che noi non conosciamo e che non siamo capaci di elaborare. Naturalmente il perturbante è anche un elemento di timore, di angoscia, per cui tu entri in una dimensione quasi di aspettativa magica, tenebrosa. Però, ripeto, è più un interesse che Freud ha nutrito e di cui ha scritto anche in modo magistrale, come nello stile di Freud, ma non è un concetto che clinicamente può essere utile.